Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a meno 0,04% sul Dow Jones. Al contrario, chiude in retromarcia il Nasdaq 100, che scivola 14.689,02 punti. Tokyo mostra un frazionale ribasso dello 0,49% e archivia la seduta 32.538,3 punti. Shenzhen guadagna bene e porta a casa un più 0,97%, terminando la sessione a 10.978,1 punti. Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del vecchio continente. Bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,50%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,50%, sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,62%. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore bancario, con un più 1,07% sul precedente. Seduta positiva per Banco BPM, che avanza bene dell'1,56%. È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio della fiducia consumatori, di vendita di case nuove e degli ordini beni durevoli. Domani, in Spagna, saranno pubblicate le vendite al dettaglio,